Siamo qui a MV Radio, le interviste di Happy Hour. Veronica è qui al piacere di presentare e parlare al telefono con un artista a 360 gradi, Numa Ecos. Ciao! Ciao Veronica! Come stai? Tutto ciao, bene? Ciao a tutti gli ascoltatori, benissimo, grazie a te. Tutto molto posto? Bene, grazie. Grazie per essere nostro ospite e so che presto insomma verrai anche qui a Monza in studio. Assolutamente sì, a brevissimo sarò da voi. Perfetto, io vorrei che insomma raccontassi un po' di te, insomma io appunto ho detto che sei un artista a 360 gradi perché non sei solo una cantante ma anche una pittrice, ti diletti anche di scrittura, sei una poetessa, sei anche una modella, quindi anche la moda, il mondo del fashion, anche la fotografia d'arte, insomma l'arte a tutto tondo. Parlaci un po' esatto. Di te. Beh, diciamo che la moda è un settore che ho abbandonato ultimamente per dedicarmi più che altro all'arte che apprezzo particolarmente. Quindi diciamo non solo la musica, ma anche quello che potrebbe essere la fotografia, la pittura, la scrittura, diciamo. Ma Numa Ecos, come nasce questo nome? Numa Ecos nasce da Numa, da Ecos, scusami, che secondo la mitologia greca fu la ninfa che per amore diventò rupe e voce, da lì poi l'etimologia della parola ecos, l'eco della voce. E invece Numa è il secondo re di Roma, Numa Pompilio, che si dice che nelle scelte di vita chiedesse consiglio a delle ninfe invisibili. Quindi c'era questa connessione tra la ninfa ecos, le ninfe di Numa, la musica, e poi mi piaceva anche proprio a livello fonetico. Ma quando hai deciso di chiamarti così, insomma, questo nome così evocativo? Diciamo un po' di anni fa, quando ho iniziato diciamo, a espormi a livello artistico, ho pensato anche di scegliere un nome che potesse rappresentarmi più, che potesse rappresentarmi in una maniera diciamo più vera. Ma io ho letto nella tua biografia che tu hai iniziato a scrivere poesie all'età di 3-4 anni, è vero? Esattamente, esattamente. E com'è possibile? Tutto... Sei stata una bambina prodigio. Insomma, diciamo che ho sempre appunto apprezzato scrivere, è un passione che coltivo da tantissimi anni. Ricordo appunto che in famiglia mi mettevo da parte quello che scrivevo perché ho valutato interessante. E quindi poi ho continuato a coltivare questa cosa nel tempo, non solo proprio a livello di scrittura per quanto riguarda libri, un libro che sto scrivendo per esempio che uscirà a settembre, ma anche a livello musicale, quindi i testi delle canzoni sono scritte da me e ci tengo particolarmente alla parola. E cosa ti ispira? Come nascono i tuoi testi o comunque le tue poesie? Diciamo che i miei testi nascono da un pensiero, diciamo quello che mi balena per la mente viene poi trasferito in parola, in testo. Quindi racconto le mie emozioni, semplicemente le mie emozioni, ecco. Ma era molto semplice. Ma Mark Twain diceva che le migliori intuizioni nascono sempre da esperienze negative, mai dalla gioia. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Diciamo che i periodi in cui sto peggio sono poi quelli più piacevoli. Quindi diciamo che il malessere spesso e volentieri può diventare una fonte alla creazione, anzi. E secondo te come mai? Insomma, quando sei tristi si è più creativi, forse? Forse perché quando sei troppo felice non si ha tempo di scrivere, di creare? Diciamo che nei momenti in cui si pensa maggiormente si inizia a capire che diciamo, la vita presenta delle difficoltà in generale, no? Certo. E anche lo stesso fatto di non sapere delle risposte ad alcuni quesiti può creare un certo malessere, comunque un certo disagio. E quelli sono i momenti più belli, a mio parere, per potersi esporre. Ma
potersi raccontare. Ma Numa, ma se tu dovessi descrivere la tua musica, come la definiresti? La musica è un groviglio di suoni, di emozioni, non è solo suono, ma è tanto altro. Quindi spirito, suono, visioni, tante cose. So che agli artisti non piace etichettare la propria musica, cioè proprio dare una definizione, uno stile, quindi tu lo chiameresti appunto un groviglio di emozioni, non, non so, alternative rock piuttosto che elettronico o un trip hop. È brutto dare etichette, so che agli artisti non piace. Infatti a me non, diciamo, non piace criticare anche perché mi piace la musica, quindi prendo ispirazione da diversi generi, anche se comunque posso ritenermi molto vicina al rock, al dark, al trip hop, alle sonorità un po' oscure, ecco. Però mi piace proprio mescolare un po' i generi e creare un qualcosa di mio. I tuoi artisti di riferimento chi sono? Per citare qualche nome. Diciamo tutto il periodo post-punk, New Wave, Dark, negli anni 70, primi anni 80, quindi quel periodo mi sento abbastanza, anzi particolarmente vicino al mio modo di essere, al mio pensiero. Però anche la classica, per esempio, la musica classica, Tchaikovsky, Wagner, Ti ispira. quindi tantissime cose. Ci sono dei periodi proprio nei quali ho bisogno di ascoltare delle cose che magari normalmente non ascolto. Insomma, vai a periodi come tutti alla fine, no? Abbiamo tutti il nostro periodo. Ma parlando di musica, so che tra pochi giorni ci sarà un grossissimo evento e tu dividerai il palco con un altro personaggio, insomma, di un certo peso. Ce ne vuoi parlare? Certo. Sì, ci sarà questo festival in Toscana, Cassero Summer Music Festival, che sarà suddiviso in tre date, quindi martedì prossimo, 15 Luglio. luglio, avremo appunto il primo evento, e l'headliner sarà Morgan, Quindi, che insomma. insomma prima ho dato gli scooter con la band, quindi saremo in quattro elementi, anche se non è una band, perché comunque sono solista, però ho il seguito in batteria, basso, chitarra, live, io invece la tastiera e poi l'elettronica sempre presente. Quindi avrò appunto il piacere di organizzare e dividere il palco appunto con Morgan. Quindi perché tu sei proprio la direttrice artistica anche di questo festival, cioè non sei solo una cantante lì, Sì, giusto? ho seguito, esatto, ho seguito la direzione artistica appunto. E come sarà? Sono Che artista plastica comunque. spettacolo dobbiamo aspettarci, insomma? Tu e Morgan sul palco insieme, scintille, fuochi d'artificio, cosa succederà? Ma speriamo di sì. Diciamo che ogni live è un qualcosa di nuovo e evocativo, quindi ogni attimo della nostra vita, non solo i live, è diverso, quindi ci si potrà aspettare una cosa diversa dal solito, nuova. Ma farete pezzi Di nuove vostri? emozioni. Come sarà? Puoi darci qualche anticipazione? Noi siamo curiosi, io personalmente sono curiosissima. Io presenterò, diciamo, in super anteprima i pezzi di Shady World, che è l'EP, il nuovissimo EP che precede l'uscita del disco. L'uscita del disco sarà a gennaio. Quindi pezzi inediti, scritti da me in collaborazione con Filippo Scrinizzi. E quindi appunto vi darò un assaggino di questo disco che non vedo l'ora di dare alla luce. E poi Morgan invece suonerà con Megahertz e proporrà diversi brani nel suo repertorio. Ma un duetto insieme? Per ora no, però non mai dire mai, insomma. Mai dire mai, perché sul Mai palco, dire sai mai. che il palco, sul palco si crea sempre una magia particolare, quindi mai dire mai, giusto? Esatto, è proprio sul palco che si creano, diciamo, si creano Sì, delle alchimie, insomma, particolari, magie giusto? particolari, esatto, che solo il momento può rivelare.
solo un attimo può rivelare, quindi non. Quindi a me interessa anche porre l'accento sul fatto che sei anche l'artefice, insomma, di questo evento. Quindi ti chiedo, quanto è stato difficile organizzare questo evento? Diciamo che, differentemente da quanto possa sembrare, seguire la direzione artistica di un evento così grande poi è abbastanza impegnativo. E a livello proprio tecnico, pratico, esecutivo, non è molto semplice, bisogna confrontarsi con un po' di problematiche, Che ahimè non esili succedono. assolutamente, però com'è? No, dico che purtroppo i problemi, i casini succedono sempre, poi soprattutto con grandi eventi. Ma appunto, Esattamente. ti è piaciuto? È stata un'esperienza veramente bella, interessante, che spero di portare avanti perché ho avuto l'occasione di organizzare delle cose più piccole, questa è veramente un'occasione, un'opportunità nuova per me, quindi sono particolarmente soddisfatta e spero di poter portare avanti una cosa del tempo poi. Ma Di stupire anche dal mondo. vogliamo ripetere? Perché questo hai detto che si troverà in Toscana, no? È un evento in Toscana, però non puoi darci qualche informazione in più? Certo, si terrà a Poggibonsi, al Cassero, che è una fortezza medicea medievale, molto molto bella, all'aperto, e 800 persone di capienza, quindi un bellissimo palco. Sperando che il tempo regga, perché in questi giorni il tempo è Ahimè, abbastanza esatto, è tiranno. un Ogni tanto fa gli scherzi. peccato, esatto. Peccato ciò visto, comunque abbiamo già provveduto a spostare il tutto verso il teatro di Poggibonsi, Politeama, quindi abbiamo pensato anche a quello. E per avere i Speriamo comunque di dettagli, poterlo fare all'esterno. c'è un sito per avere i dettagli? Maggiori dettagli? Si può andare su www.inartemorgan.it oppure Politeama, a Poggibonsi Politeama Caffè, o anche sul mio sito www.numaecos.com che sarà pronto a brevissimo, prima dell'evento, in costruzione in questi giorni. Oppure anche su Facebook, Esatto, che possiamo trovarti. Numaecos. Non all'inglese, quindi non è questa, ecco. Oppure facebook.com/numaecosmusic. Quindi, insomma. Diciamo che quella è la pagina nella quale tengo tutti aggiornati sulle novità e sui prossimi eventi. Quindi ricordiamo, il grande evento con Morgan sarà il 15 luglio in provincia di Martedì 15 Siena. luglio, Quindi esatto. tutti gli amici che sono in vacanza in Toscana sono pregati di, Accorrete, esatto, accorrete numerosi. di presenziare a questo evento che insomma è un evento pazzesco perché ci sei tu che sei una grande artista, c'è Morgan, ci sono i Megahertz che è un altro gruppo notevole, quindi insomma la buona musica, livello della qualità non mancherà sicuramente. L'ultima domanda. Lunghissima vita alla buona musica. Vabbè, infatti, ne abbiamo anche molto bisogno qui in Italia. L'ultima domanda sul look, perché tu hai anche un look molto d'impatto, molto d'effetto. Come nasce questo Grazie. look? So che mi hai detto che con la moda non ci lavori più, però so, si vede insomma dalle immagini che ci tieni ad avere un certo look. Guarda, diciamo che il mio look nasce in modo molto naturale. Mi piacciono le esagerazioni e quello che possa anche ricordare appunto il periodo musicale di cui parlavo prima. Quindi le pettinature esagerate, i capelli cotonati, i trucchi forti, e naturalmente un pizzico di personalità, perché comunque non mi piace, come dicevo, relegarmi a un genere musicale, ma neanche a un look più di tanto. Quindi mi piace dipingere il mio corpo come fosse una tela e propormi in maniera originale. E puoi dirci un assaggino come sarai vestita sul palco? Non si sa, dipende da come mi sveglierò martedì mattina. Ah, ok, quindi andrai sul momento. Sì, vado assolutamente a A sensazioni così. Perfetto. sensazioni, sì. Allora, ricordiamo ancora l'evento, fallo tu, Numa.
notte di 15 luglio a Poggi Bonsi al Cassero Summer Music Festival, orario di inizio previsto per le 21, quindi. Quindi le 9 di sera tutti in Toscana. Le 9 di sera tutti in Toscana. Con Numa Ecos e Morgan. Assolutamente. Perfetto. Io ti ringrazio, Numa, ti aspetto a MV Radio in studio a Monza, dal vivo, così almeno ti vedrò anche dal vivo, e grazie per questa chiacchierata. Grazie di cuore a te, un saluto grandissimo e ci sentiamo nei prossimi giorni. E in bocca al lupo per l'evento. Grazie, Crepi. Ciao. Un abbraccio grande. Ciao. Ciao.